Ci sono novità, può dirmi qualcosa? State... No, non ci sono novità, per ora no. Stiamo ragliando tutto. I carabinieri e gli inquirenti hanno trascorso gran parte della mattinata sul ciglio della strada della provinciale 73 ad Ampugnano, dove nelle scorse ore un'auto pirata ha investito e ucciso Arturo Pratelli, 17 anni, che a piedi stava facendo rientro a casa. Gli inquirenti hanno setacciato passo dopo passo il luogo dove è avvenuto l'impatto per cercare frammenti di quell'auto o molto probabilmente furgone che avrebbe investito il ragazzo. E questo qua? Questo qua l'ha trovato lei laggiù. Ah, ok, nella zona. Sì, perché a quanto pare il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa, molto probabilmente, dallo specchietto di un furgone. Sul luogo, chiaramente, non ci sono telecamere, ma si sta cercando di capire chi a quell'ora era in zona. Secondo una ricostruzione, Arturo aveva appena terminato di giocare una partita di calcetto a Rosia. Qua aveva preso l'autobus, era sceso alla fermata, a 50 metri da casa. Poi, a piedi, il tratto maledetto. E nel buio della notte, costeggiando il guardrail, è stato investito. Arturo è stato scaraventato in questo fossato. Sul ciglio della strada, la borsa della polisportiva in cui giocava, vista dalla madre di un compagno di calcio del ragazzo, che si è allarmata e ha cercato il ragazzo nel fossato. Da qui i tentativi di rianimazione, la corsa alle scotte e poi purtroppo il decesso. E Arturo usava sempre la luce del cellulare per farsi identificare sul buio di questa strada, e c'è chi ieri sera, prima dell'incidente, lo ha visto con lo zaino e quella luce. Pensavo, era buio, dico, camminava sulla destra. Qui vanno forte le auto. In questo pezzo qui sì, abbastanza. Alla strada siamo scollettati e era fermo. Che si è detto? C'è un altro incidente, perché 3 giorni fa ce n'è stato uno mortale dalla parte di là. Arturo, tifoso del Siena e contradaiolo dell'Aquila, il sindaco De Mossi, ha fatto un appello a chi lo ha investito perché si costituisca.